Via Sparano. Do you like Via Sparano? Via? Sparano. Tu stai camminando su Via Sparano, non sai nemmeno che si chiama Via Sparano, che sta la polemica, la vogliono salvare, non la vogliono salvare. No. Ci interessa a te, vedi? Vabbè. Sappiamo Via Sparano, certo. Via Sparano da Bari, la polemica impazza, noi siamo qui a smantellare in anticipo queste palme, del resto guardate, sono totalmente fradice. Eccole qua, le vogliono togliere. Ma dopo la polemica è intervenuto Sgarbi, intervengono gli architetti, c'è un gruppo con migliaia di iscritti su Facebook, salviamo Via Sparano. La gente comune, i passanti, cosa ne pensano? Vanno bene i 6 salotti oppure bisogna realmente preservare lo stato dell'arte di Via Sparano? Sono varianti al tema, non sono problemi. Non sono varianti al tema. Tema, sì, qual è il tema? Sono i problemi necessari. Poi c'è Via Sparano. La sicurezza, ci sta l'igiene, ci sta tanto. E poi l'educazione dei barisi. Le palme devono stare o non devono stare? Il progetto le piace o non le piace? No, le palme comunque danno un poco di ombra, diciamo. Mia cara, bene, fosse ancora amministratore di questa città, come vedrebbe? Il compromesso con i baresi. Quindi è mancato il compromesso, secondo lei? No, non è mancato, io non ho seguito bene la pratica, c'è stato, però siccome ancora c'è tanta gente che non vuole. Che non vuole, io credo che bisogna ascoltarli, so che hanno fatto molto, so che c'è il progetto esecutivo. Quindi, tanto di più non si può fare, tante modifiche in più non si possono. Mi piace molto che molti baresi non siano d'accordo, perché lei personalmente è d'accordo? Senti, io mi piacciono le palme, però so che le innovazioni sono necessarie. Però scontentare tanti baresi mi dispiace pure. Povero amico mio sindaco. Povera lui. Che è tanto bravo. Arrivederci. Povera lui. Il verde ci vuole. Potrebbe essere carina l'idea, va soltanto un po' rivista, preservando del verde. Assolutamente sì. Hanno consumato un fiume delle soldi, ma piace tutto questo. Come quelle piante, prima di queste qui, hanno messo delle piante, delle anfore. Le anfore che ci abbiamo 7 cristiani abbracciati. Dove sono andate a finire queste piante? Questo è il problema. Le anfore dove stanno? Le chianghe nel mezzo della strada, le pietre, dove sono andate a finire? Che poi sono andate a comberarle di nuovo per mettere all'ultimo isolato via Giro. Leva la chianga e mette la chianga, leva la chianga e mette la chianga. Sì, ma a chi si è donisciuto? In dalle ville, ai ville dei possidenti. Dei possidenti, non lo sentivo, era il 1943. No, possidenti è belle. Perché la gente sa cosa dice, cioè, me ne frega a me. Ma tutto ben venga, purché fatto nel migliore dei modi, tenendo conto anche delle esigenze dei cittadini. E diciamo che Via Sparano si salva con una buona architettura e con una buona educazione civica. Che serve sia nel caso del nuovo progetto, certo, che rimanesse così. Certo. Buona giornata, buona passeggiata in Via Sparano. Bisognerebbe intervenire. Sì, io non leverei le palme prima di tutto, insomma è sempre una macchia di verde, è sempre una cosa bella da vedere. Poi per il resto si può fare tanto, però io vorrei vedere bene bene un bel progettino, no? Un plastico, una qualche cosa che ti faccia... Però c'è la Vespa, noi siamo poverelli, non abbiamo il plastico di Vespa. No, beh, insomma... Vespa fa un plastico di Via Sparano che te lo ricordi per tutta la vita. E quindi la salviamo o non la salviamo Via Sparano? Certo, la dobbiamo salvare, però non come dicono loro, insomma. Ci si mette d'accordo. Sì o no nel restyling? Che... Sì. Via Sparano quindi nuova, sì. Sì. Quindi tutta sta polemica, salviamo Via Sparano, non salviamo via le palme. Ma penso non c'è da salvare niente, siamo noi che dobbiamo cercare di rendere il quartiere in un adeguato modo, penso. Quindi, o lampione, o sedute in cemento, o palme, la stessa cosa. Penso di sì. Mi dispiace tantissimo le palme. Ma è solo una questione di abitudine o la ritiene più bella? La ritengo abbastanza bella per i pochi spazi che abbiamo a disposizione, perché tieni presente Bari, sì, adesso si è aggiunto anche Via Argiro, che è molto bella e elegante, però Bari come... È una residente? Sì. E per me Via Sparano, che ormai conosco da una vita, non è un'abitudine, ritengo che sia carina. Direi di aggiustare un po' di marciapiedi, non Via Sparano, ma altrove, perché è necessario, se proprio dobbiamo spendere i soldi li spendiamo bene. Buongiorno, signore, Via Sparano, è bella così, la dobbiamo rifare come i progetti che abbiamo visto,
Come va? Io non sono di Ruvo, non ho visto, né, non sono di Bari, non ho visto. L'ho vista a Ruvo, mi dice che non è di Ruvo, mi stavo preoccupando. Mi piacerebbe che lasciavano gli alberi, cioè la riqualifichiamo, ma le palme lasciamo. Devono rimanere, perché qui fa caldo in estate. Fa un po' almeno mio marito quando viene con me si mette sotto la palma. Lei fa shopping e lui si mette seduto, si vede il giornale. Vabbè. A parte i complimenti per la cravatta, ma via Sparano. Va bene così com'è, la dobbiamo riqualificare con quei 6 salotti che abbiamo visto un po' in giro. Cosa mi racconta? Bisogna cambiarla. E questo è un fatto. Bisogna assolutamente cambiarla. E pavimenti rotti, marciapiedi rotti. Non è la questione della palma sì o no, non è questo il punto. Il problema è di cambiarla. Io direi che va benissimo così. Dai la possibilità di lavorare. Lei è un commerciante? No, sono un parrucchiere. Lei è un parrucchiere? Cosa può fare per me? C'è qualcosa, c'è qualcosa che può fare per me? Cioè, mi dica se può fare qualcosa per me, indipendentemente da via Sparano. Tutto quel che vuoi. Orribile. Aia. Orribile. Lo boccia proprio, da professoressa lei lo boccia. Vogliamo le palme, vogliamo le nostre palme, vogliamo poterci riposare proprio noi, che abbiamo una certa età. Quindi. Che l'avete vista cambiare via Sparano nel corso degli anni. Non vi piace. Professore. Lo riteniamo inutile tutto sommato. No, come lo diciamo noi. C'erano parecchie altre cose da fare. Da sistemare, forse da fare. I marciapiedi che per lei che diciamo ha difficoltà è veramente complicato camminare. L'alimentazione, facciamo quella, bella, sì, elegante, finché vogliamo, ma lasciateci queste isole. Insomma, noi difendiamo le palme, ci piacciono le palme, sono preziose e questo è tutto.